Sì, abbiamo scherzato un po' con il capolavoro di Kubrick, 2001 Odissea nello spazio. Non ce ne vogliano gli appassionati di cinema, ma la scena del monolite mi sembrava perfetta per l'occasione. In Far Cry Primal, infatti, torneremo indietro fino al 10.000 a.C. Di certo non saremo scimmioni, ma uomini primitivi alle prese con belve feroci dai denti a sciabola, lupi e indigeni cannibali che minacceranno la nostra tribù. Ma cosa abbiamo veramente di Far Cry? Sicuramente la voglia di cambiare il brand e rinnovarlo. E diciamo che anche se le dinamiche restano molto simili a livello di comandi, il gioco è davvero qualcosa di diverso. Non è un survival e basta, ha una storia e molti obiettivi da raggiungere. Il protagonista dopo un incidente di caccia finisce solo e dovrà ovviamente iniziare a sopravvivere, fabbricarsi arco e frecce, andare alla ricerca dei materiali da costruzione, cacciare e andare alla ricerca dei suoi compagni. Durante il tuo cammino, l'incontro con una donzella, prontamente salvata da morte certa, ti porterà ad avere un accampamento fisso per ripararti. L'immersione storica è molto ben fatta. Gli sviluppatori, per rendere più verosimile il titolo, hanno chiamato anche dei linguisti che sono riusciti a riportare alla luce una lingua di ben 12.000 anni fa. Niente ridoppiaggi, quindi, tutto sarà parlato in Venia e sottotitolato. Scelta che approvo in pieno. Bisogna capire la rilevanza culturale di un'opera videoludica. Spesso le ricostruzioni necessitano di grande studio, rendendo unico un prodotto che è più che un semplice intrattenimento. Dal punto di vista grafico è stato fatto un ottimo lavoro. Come per tutti i Far Cry, l'impatto è notevole e il territorio da esplorare molto vasto. Nel gioco i comandi rispondono perfettamente, la gestione delle abilità deriva dalla serie Far Cry. Esiste anche un simil occhio dell'aquila alla Assassin's Creed,
l'istinto del cacciatore, che ci permetterà di vedere i punti caldi sullo schermo e di seguire le tracce ai punti di interesse. La possibilità poi di addomesticare alcune belve aggiunge un tocco in più al gameplay. Un titolo da provare, sia per gli amanti di Far Cry che per i curiosi che si ritroveranno davanti un gioco nuovo che porta il nome di Far Cry, forse più per trascinarsi la fama di un brand che prima o poi avrebbe iniziato a stancare. Ben fatto, Ubisoft.